Ok, buonasera, buonasera a tutti. Allora, siamo alla Mishnah Vav, nel capitolo 3 di Avot. C'è rimasto qualcosa in sospeso l'altra volta? No, No. non c'è qualcosa in sospeso. Va bene. In realtà la Ma Mishnah. c'era una cosa che aveva detto, mi devo ricordare la prossima volta. Anch'io mi ricordavo qualcosa, il problema è che non me Sì, la ricordo. però non so se era questo sulla parasha, però mi sembra fosse sul perché a volte. Non ricordo. Eterosclerosi, signori, si chiama così. Attiva quindi, va bene. Non ricordo, anch'io mi ricordo che avevo detto che avrei detto qualcosa, ma assolutamente non Allora ascolterò la registrazione così la prossima volta recuperiamo. ricordo cosa avevo detto. Va bene, va bene. Ok. Allora, siamo alla Mishnah Vav. Ma forse mi è venuto in mente cosa aveva detto, se il lavoro doveva servire per vivere o per arricchirsi, credo che avevamo finito su questo. Sì, ma non mi ricordo cos'altro volevo dire. Volevo aggiungere qualcosa che poi non ho aggiunto, però non mi ricordo proprio che cosa volevo aggiungere. Questo problema. Vabbè, se mi viene in mente, poi ve lo dico. Facciamo così. Non perdiamo altro tempo. Allora, la Mishnah, come ho già detto l'altra volta, in realtà queste Mishnah sono una serie di Mishnayot, quelle che stiamo facendo, che hanno come argomento lo studio della Torah. Ogni Mishnah in qualche modo ne fotografa un aspetto particolare. Adesso leggiamo questa Mishnah. Io in questa Mishnah vorrei andare in maniera un po' diversa dalle altre, perché vorrei per prima cosa spiegare il testo, perché il testo tecnica, però insomma, proviamo a fare anche una cosa del genere una volta. E poi vediamo un po' invece di capirne il senso e capire cosa c'è di nuovo in questa Mishnah rispetto alla Mishnah precedente. Ripeto, l'argomento è sempre l'importanza dello studio, però qui viene messo in rilievo un aspetto particolare. Però per prima cosa leggiamo la Mishnah. Rabbi Chalavta ish Kfar Hanania, Omer. Rabbi Chalavta, uomo del villaggio di Hanania, diceva: 10 persone che siedono e si occupano di Torah, Shekhinah Shehuyah Benem, la Shekhinah, la presenza di Dio, li investe, sono investiti dalla presenza della Shekhinah. Shenemar, perché, come è detto, Elohim Nitzav Ba'adat El, Dio è presente, iniziava un po' più che presente, è fisso in qualche modo nella congregazione di Dio, nella comunità di Dio. Vediamo poi che senso ha perché si parla di 10. Da dove si impara invece che anche se sono 5 le persone, anche 5 persone Dio è presente, di la Shekinah è presente, perché c'è scritto Ve'agudato all'Eretz Yesedah, e la sua agudà, il suo fascio letteralmente è impiantata per terra. Ok? Notate che qui non si parla né della presenza di Dio né dei numeri. Minai ma fiusho, dove si impara che anche se 3 persone sono perché c'è scritto Bekerev Elohim Ishpot, Dio è giudica in mezzo a Elohim. Elohim sono i giudici. La parola Elohim non vuol dire soltanto divinità, ma vuol dire anche giudici. Da cui si impara che anche se sono due, lo si impara da un verso che dice Asi nidberu ira Hashem ishreo. Allora parlarono i tementi di Dio l'uno col suo prossimo. E da dove si impara che perfino se è uno solo che studia Torah,
è presente Dio, c'è la presenza di Dio, perché c'è scritto Bechol makom asher asmi avor elecho, in ogni posto in cui verrà ricordato il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. Ok, questa è la Mishnah. La Mishnah dice sostanzialmente questo: se ci sono 10 persone che studiano Torah, c'è la presenza di Dio; se ci sono 5 persone che studiano Torah, c'è la presenza di Dio; se ci sono 3, se ci sono 2, se c'è anche una sola persona che studia Torah, c'è la presenza della Shekhinah. C'è una grossa domanda da fare su questa Mishnah, però a questa domanda vorrei rispondere dopo, però la faccio intanto. La grossa domanda da fare è questa: ma la Shekhinah non è presente dappertutto? La presenza di Dio non c'è. Dio non è Dio, sono una persona studia. Dio è dappertutto. Allora, che senso ha parlare della Shekinah che è presente? La Shekinah è presente dappertutto, in cielo, in terra, nel mare, da qualunque altra parte. La Shekinah è presente. E allora la domanda è: che senso ha quello che dice Rabbi Haraf? Però prima di vedere il senso, vorrei fare due cose. Uno, dire due parole, questa volta veramente due, sull'autore, lo facciamo sempre, quindi lo facciamo anche questa volta. E poi tentare di capire tecnicamente la Mishnah. Allora, cominciamo con le due parole sulla persona, Rabbi Halafta. Rabbi Halafta è un maestro della terza generazione, vive anche lui nel periodo successivo alla distruzione del Beit HaMikdash, ha fatto in tempo a vedere il Beit HaMikdash in funzione per poco tempo da bambino, e poi però ha vissuto la distruzione nel periodo successivo alla distruzione. È uno dei Chachamim che vive nel periodo del cosiddetto periodo di Yavne. Una cosa sul periodo di Yavne: il periodo di Yavne è il periodo in cui Yerushalayim perde, ne abbiamo parlato del periodo di Yavne, però voglio ricordare una cosa: Yerushalayim perde la sua centralità. È un periodo in cui non è più il centro, non è più Yerushalayim. Vi ricordo che Rabbi Yochanan ben Zakkai aveva chiesto Yavne ve Chachamea, aveva chiesto Yavne e i suoi Chachamim. E il centro si sposta a Yavne, ma non solo a Yavne. In realtà il centro si sposta nel Galil. Si sposta nella Galilea, diventa il centro della guida spirituale del popolo ebraico, il centro del Sanedrin. Per un periodo Yavne, ma poi saranno altre città della Galilea. Non so se vi è capitato di fare un qualche giro archeologico in Galilea. Beh, se lo fate, andate a vedere per esempio Tsipori o Beit She'arim, che sono stati altrettanti centri del Sanedrin. Bene, Rabbi Halafta fa parte di questo periodo, la Galilea come centro. Vive nel Galilea Tarton, vive nella Galilea, e in particolare vivrà a Tsipori, e sarà in qualche modo considerato in qualche modo la guida di Tsipori, che poi sarà un centro del Sanedrin. Di Rabbi Halafta in realtà sappiamo molto poco, perché non abbiamo moltissime cose dette da lui nel Talmud, abbiamo a volte delle discussioni, abbiamo poche halachot dette da lui. Però è un personaggio molto considerato e probabilmente è stato la guida per un periodo di questo centro del Galilea Tarton. È famoso soprattutto per suo figlio. Suo figlio è stato allievi fondamentali, chi va, ricordate, abbiamo parlato di Shimon Bar Yochai, di Rabbi Meir, eccetera, eccetera. Suo figlio era Rabbi Yossi, e Rabbi Yossi è stato uno degli aree fondamentali, quindi è famoso soprattutto per essere il padre di Rabbi Yossi. Questo così, molto in mente, alcune notizie sul personaggio. Invece veniamo al testo della Mishnah. Allora, il testo della Mishnah dice questo: se ci sono 10 persone che studiano Torah, la Shekhinah è presente in mezzo a loro.
su cosa si basa, attenzione, in ogni cosa che dice, perché in realtà la giustifica con un versetto. Qual è il versetto? Il versetto è questo: Elohim nitzar ba'adat el. Dio è presente, è fisso nella congregazione di Dio. Cioè, quando una congregazione si occupa di cose divine, questo è quello che dice il verso, Dio è presente. Però da dove si impara? Da dove viene fuori in questo verso che sono 10 le persone? Ok, non faccio l'interrogazione, non vi preoccupate, ok? Però viene fuori da questo, dall'uso della parola Eda. L'uso nel verso c'è la parola Eda. E la parola Eda, che vuol dire... Assolutamente, dai Meraglim. La parola Eda indica il numero 10. Come si impara che la parola Eda indica le 10 persone? Lo si impara in questo modo. Nella parasha di Shelach Lecha si parla di 12 persone che vengono mandate per fare le spie in terra di Israele. Queste 12 persone ritornano indietro, forse ve lo ricordate, e dicono cose terribili, dicono che la terra è una terra impossibile da conquistare, che è una terra che divora i suoi abitanti, eccetera, eccetera. Soltanto 2 di queste persone dicono che invece la terra può essere conquistata perché Dio l'ha promessa, eccetera. Bene, a un certo punto Dio dice a Mosè: Ad matada ara'a azot, quando io dovrò sopportare questa Eda malvagia. Quindi si parla di un Eda malvagia. Quanti sono gli esploratori? Gli esploratori sono 12, ma l'Eda malvagia, la congrega malvagia, sono 10, perché i 2 hanno parlato bene. E quindi Eda è 10. Da qui viene fuori il fatto che l'Eda è 10, da qui viene fuori anche il Minyan, da qui viene fuori anche il fatto che il Minyan deve essere formato da 10 persone. Bene? Quindi da questo verso si deduce il fatto che 10 persone sono 10, dopodiché 10 persone che si occupano di cose divine, a questo punto c'è la presenza di Dio in mezzo. La parte successiva dice che anche 5 persone hanno la presenza di Dio. Perché 5 persone? Perché c'è scritto che quando c'è una aguda. Cos'è una aguda? Aguda letteralmente vuol dire fascio in qualche modo. Però che cos'è il fascio? È qualcosa che si può stringere con una mano. E in una mano ci sono 5 dita. E quindi da questo viene fuori il numero 5. Okay. Terza cosa che viene detta in quel verso, portando il verso, che Dio è presente quando ci sono 3 persone. Da dove si deduce, deducono le 3 persone? E si deduce dal fatto che c'è scritto Elohim Ishpot, che giudica in mezzo, che Dio giudica in mezzo ai giudici. Elohim vuol dire giudici, la parola Elohim non vuol dire soltanto Dio, come ho detto prima, vuol dire giudici. Dio giudica in mezzo ai giudici. Vabbè, ma dove viene il numero 3? Come viene fuori il numero 3 qui? Che devono essere almeno in 3 per giudicare. Perché in tribunale deve essere formato come minimo da 3 persone. Quindi quando si parla di giudici, si parla almeno di 3 persone. Ok, più facile invece è vedere gli altri 2 versi. Allora, Dio è presente, cioè ci sono 2 persone, perché ci si parla di persone, di tementi l'uno con l'altro, e se parlano l'uno con l'altro evidentemente sono 2. L'ultimo verso, un verso molto famoso, un verso della Parasha di Itro, alla fine della Parasha di Itro, che giustifica quello che dice Rabbi Halafta a proposito del fatto che anche quando c'è una sola persona che studia Torah, Dio è presente. Qual è il verso che giustifica questa affermazione di Rabbi Halafta? Il verso che dice in ogni posto in cui verrà ricordato il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. Ok.
Questo verso dice che Dio benedice ogni volta che viene, cioè, o meglio, dice due cose. Dice che Dio viene a trovare la persona che ricorda il suo nome e benedice la persona che ricorda il suo nome. Ma dove si impara che è una sola persona? Perché c'è scritto Elecha, a te, verrò da te e ti benedirò. E quindi sta parlando a un singolo, sta parlando a un individuo singolo. Ok, perché ho voluto fare una cosa che prima adesso non abbiamo mai fatto, che è quello di andare a vedere i particolari. In realtà sarebbe stata molto più lunga, l'ho voluta accorciare, visto che è un esperimento. Perché l'ho fatto? Perché mi piacerebbe che adesso ogni tanto di capire anche in che modo ragionano i Chachamim. Cioè, qual è il tipo di ragionamento? Anche quando i Chachamim sembrano dire una cosa arbitraria, non è mai arbitraria. Anche come viene interpretato il testo. Non è sempre semplice. Perché non è sempre semplice? Perché i Chachamim danno per scontato che noi tanto i testi li conosciamo bene. Questo è il problema. E qui non li spiegano. I Chachamim non hanno bisogno di spiegarmi che Eda vuol dire 10. Come non hanno bisogno di spiegarmi che Agudà vuol dire 5. Non c'è bisogno di spiegarlo, lo capisco da solo. È chiaro che è così. Perché? Perché lo si deve capire da solo? Perché una volta il Tanakh lo si conosceva a memoria. E quindi qual era l'interpretazione semplice dei versi? Lo si sapeva. Beh, è questo quello che fanno i Chachamim. Tutto in realtà è basato sui versi, tutto. Non c'è mai semplicemente l'espressione di un'opinione in maniera arbitraria, mai. Soltanto che per noi non è così semplice arrivarci. Perché? Perché noi non siamo così bravi, perché non abbiamo questa conoscenza del Tanakh. Voi andate a vedere i commentatori del Tanakh, i commentatori della Torah, vi accorgerete di una cosa. Se andate a vederlo con attenzione, vi accorgerete che citano sempre a memoria. A volte sbagliate a vedere, vi accorgerete che non hanno mai un libro davanti. Ci sono vari modi di provarlo, che non hanno mai un libro davanti. Loro citano a memoria. Per loro il Tanakh è la loro vita. In realtà è la loro vita quotidiana. Loro parlano con Pesukim del Tanakh. Loro si parlano fra loro con Pesukim del Tanakh. Ora, vi stupirà sapere, sono persone che lo fanno ancora, e comunque la conoscenza della Torah a memoria, per esempio, una volta era molto diffusa, era veramente molto diffusa. Gli Yemeniti, oggi non più, ma io l'ho conosciuti gli Yemeniti, ma non Rabbanim, non grandi Chachamim, che sapevano la Torah a memoria, assolutamente sapevano la Torah a memoria. E non sono solo gli Yemeniti, ce ne sono. Ok? Questo è. Allora, quindi, quando queste persone parlano di questo legame pazzesco con la Torah, è perché quel legame pazzesco loro lo avevano. La Torah è la loro vita, è la loro vita quotidiana. Parlano per Pesukim, questo è quello. E quindi capire in che modo ragionano significa capire anche. Sapere anche qual è la loro vita. Secondo me è importante. Bene, veniamo invece alla domanda che avevo fatto. D'accordo. Che senso di se ci sono 10, se ci sono 5, se ci sono 3, se ci sono 2, se c'è una persona che studia Torah? La Shekinah è presente sempre. Dio è dappertutto, Dio è in ogni luogo, la Shekinah è presente sempre. Bene, voglio provare a rispondervi e parto da una domanda posta a due grandi del movimento hassidico. I due grandi sono Rabbi Levi Yitzchak Miberdichev e Rabbi Menachem Mendel Mikotsk. A Rabbi Levi Yitzchak Miberdichev fu posta questa domanda. Era un bambino quando gli fu posta questa domanda. Una provocazione. Uno si presentò davanti a lui e gli disse: ti do un rublo se mi dici
se mi dici dove è Dio. Dove è Dio? Dimmi dove è Dio, ti do un rublo. E lui gli rispose: io te ne do due se mi dici dove non è. Ok, questa è la risposta lì è bellissima, però non serve, perché questo lo dice da bambino. Ok, io ti do due rubli se mi dici dove, non dove non c'è. Questa è la risposta di Rabbi Levi. Rabbi Menachem Mendel Mikotsky alla stessa domanda risponde in maniera molto diversa. Attenzione, non ha detto che sia in contraddizione, vanno capite le risposte. E chiesero di nuovo: dove Dio è presente? La risposta di Menachem Mendel Mikotsky fu: dove gli aprono la porta. Ok? Dove gli aprono la porta? Se gli aprono la porta è presente. Posto in cui gli aprono la porta è presente Dio. Dove non gli aprono la porta Dio non è presente. Ok, questa è la seconda risposta alla stessa domanda in realtà. Bene, proviamo a capire queste due risposte e a capire in che modo queste due risposte possono essere risposte teoricamente diverse. Menachem Mikotsky sta dicendo che Dio può non essere presente, se non gli si apre la porta Dio non è presente. Levi-Strauss dice Dio è presente dappertutto. Bene, come arriviamo a una risposta? Arriviamo a una risposta attraverso un Midrash. Midrash è questo. Allora, c'è un verso della Torah, un verso della Torah molto famoso, Parashah Teruma, Asuli Mikdash Veshachanti Betocham. Fate un Mikdash, fate un santuario e io risiederò in mezzo a loro. Voi fatemi un santuario, risiederò in mezzo a loro. Famosissimo Midrash, Mishkan, scusate, famosissimo verso che riguarda la costruzione del Mishkan. Il Midrash commenta questo verso e vorrei leggervi in che modo il Midrash commenta questo verso. Nel momento in cui Dio dice questa frase a Mosè, Mosè gli risponde: ma chi può fare un Mishkan, un santuario in cui tu possa risiedere? Il cielo, i cieli dei cieli non ti possono contenere. C'è scritto, cito un verso, Moshe, Ashamayim kisiv ve'aretz adom raglai. Il cielo è la mia sedia, è il mio trono, e la terra è lo sgabello, il poggiolo su cui poggio i miei piedi. Attenzione, questo è quello che dice Moshe. Non è possibile costruire un Mishkan, non c'è la possibilità di costruire un Mishkan, di costruire una residenza per Dio. Non è possibile costruire il Mishkan, perché dovrei dire che c'è qualcosa che può contenere Dio, ma Dio non può essere contenuto da nessuna parte. E qui va capita la risposta. Ve la leggo prima in ebraico. Eni vevakesh lefi kochi, ella lefi kocham. Io non ti chiedo una cosa secondo la mia forza, ma secondo la loro forza. Non chiedo una cosa secondo la mia forza, ma secondo la loro forza. Io non ti sto chiedendo quello che io posso fare, ma quello che gli uomini possono fare, ma quello che gli esseri umani possono fare. Cosa sta dicendo Hashem? Cosa sta dicendo Dio? Cosa sta dicendo Dio è questo. Io non ti sto chiedendo quello che io posso essere, io sono al di là dell'immaginazione umana. Però quello che ti chiedo è cosa gli uomini possono fare per farmi risiedere da qualche parte. Qual è lo sforzo che gli uomini possono fare per farmi risiedere da qualche parte? Quindi io ti sto chiedendo la cosa dal punto di vista umano. Non ti porre la domanda dal punto di vista divino. Poniti la domanda dal punto di vista umano. E dal punto di vista umano alcune cose si possono fare. Okay. Allora, questo è il Mishkan. Il Mishkan è lo sforzo che fa l'uomo per fare quello che era del Mikotsk chiama apertura della porta. Il Mishkan è l'apertura della porta. Dove Dio può risiedere? Dove voi mi aprite la porta. Voi mi aprite la porta attraverso il Mishkan
e io risiedevo lì, perché il posto in cui voi mi aprite la porta, in quel posto io risiedo. Io posso risiedere dappertutto, però ho bisogno che qualcuno mi apra la porta. Il Mishkan è la vostra apertura di porta. La costruzione del Mishkan è il vostro modo di aprire la porta, come la costruzione del Beit HaMikdash è il vostro modo di aprire la porta. Quindi, è vero quello che dice Rabbi Levi Yitzchak Berdichev, ti do 2 rubli se mi dice dove non c'è, ma nello stesso tempo è vero quello che dice Rabbi Menachem Mendelikosk. Rabbi Levi Yitzchak Berdichev parla di Dio dal punto di vista di Dio. Rabbi Menachem Mendelikosk parla di Dio dal punto di vista degli esseri umani. E gli esseri umani possono far entrare Dio dentro una porta, aprendo una porta. Ok. Questo è il Mishkan e questa è l'apertura di porta che fanno gli esseri umani. Noi non abbiamo più il Mishkan, non abbiamo più il Beit HaMikdash, non abbiamo più il Mishkan, non abbiamo più tutto questo. Come apriamo la porta? Col cuore. No, con la Torah. Ok. Come apriamo la porta? In realtà come apriamo la porta ce lo dice già un altro Midrash che riguarda sempre la costruzione del Mishkan. Il Midrash dice questo. Il Midrash parla del momento del Mattan Torah. Vi ricordate forse che il Mattan Torah è paragonato a un matrimonio. E il Midrash usa la metafora del matrimonio per parlare del dono della Torah al popolo ebraico, del fatto che la Torah viene data al popolo ebraico. E ne parla in questo modo. Paragonabile a un re che, insomma, a qualcuno gli chiede la figlia in sposa e gli dà la figlia in sposa. A un certo punto il marito vuole prendersi la sua sposa, vuole portare la sua sposa a casa. E il re dice, ma io ho una sola figlia, sono affezionato, non riesco a separarmi da questa figlia. Si dice, sì, ma io l'ho sposata. Hai ragione. Sì, tu hai ragione, tu l'hai sposata. Però io non riesco a separarmi. No, vi siete sposati, hai il diritto di prendere tua moglie, ma io non riesco a separarmi da mia figlia. Senti, facciamo una cosa. Nel momento in cui tu prendi tua moglie, prendi anche me. Trovami una stanzetta. Guarda, portatela a casa, ma dammi una stanzetta. Dovunque tu vada, dammi una stanzetta. È lì che è nato il matrimonio insieme agli suoceri. Ok, va bene, dammi una stanzetta. E io mi metterò in una stanzetta, ma dammi una stanzetta. Chi è la figlia? La figlia è la Torah. Chi è il re che si prende lo sposo è il popolo ebraico. Il popolo ebraico prende la Torah. Però nel momento in cui prende la Torah, prende un pacchetto. Il momento in cui prende la Torah, prende anche Dio insieme alla Torah. Gli dà una stanzetta. Questo è il Mishkan. Il Mishkan è quella stanzetta che Dio dà, che il popolo ebraico dà, nel momento in cui Dio gli ha dato la sposa, gli ha dato la Torah. Ora quella stanzetta non c'è più. Però rimane il principio. Qual è il principio? Il principio è che in realtà Dio non si separa dalla Torah. Dio non può separarsi dalla Torah, è la sua unica figlia. E quindi Dio non può separarsi dalla Torah. Ed è questo il principio su cui è basata la nostra Mishnah. La nostra Mishnah cosa dice? Quando ci sono persone che studiano Torah, Dio è presente. La Shekinah è presente. Perché? Perché Dio non riesce a separarsi dalla Torah. Dio non riesce a separarsi dalla Torah. Quindi qual è il modo di aprire quella famosa porta? Il modo di aprire la porta è lo studio della Torah. Lo studio è aprire la porta. Dio è presente. La Shekinah è presente dappertutto. Se non si apre la porta, la Shekinah non è presente. E allora ti chiedo di aprire la porta. Qual è il modo di aprirla? È la Torah. E questo è in realtà quello che sta dicendo Menachem Mendelikosk. Questa, tra l'altro,
è la grandezza dei Hasidim, quello di riuscire a riassumere un concetto complicato in pochissime parole. Ok, questa cosa qui io ve l'ho detta tirando fuori 3 midrashim sostanzialmente, e il ragionamento su 3 midrashim. Menachem Ben Lebiskosko dice in 3 parole. Ok, questa è la grandezza, questa è tra l'altro è il segreto del successo del hasidismo, è stato il segreto del successo del hasidismo. Ora, una frase come, nel momento in cui si apre la porta la capiscono tutti, che dietro ci sia una cosa complicata, non c'è bisogno di dirlo, perché intanto ti ho spiegato cosa vuol dire. Dopodiché in realtà dietro c'è una vita di studio, in realtà dietro a quella frase, dietro a quelli che gli aprono la porta c'è un mare di studio sotto, però la grandezza è riuscire a riassumere quel mare di studio in un'immagine. Non tanto in 3 parole, perché non sono le parole quelle che ci impressionano di quello che dice Rabbi Yochanan da Kos, ma è l'immagine. Tutti riusciamo a immaginare la porta aperta e la porta chiusa. Le parole viene la cosa, ma è l'immagine che usa Rabbi Menachem Mendel Mikoska, cioè la spiega in maniera straordinaria. Io so cosa vuol dire fare entrare qualcuno o non fare entrare qualcuno aprendo o chiudendo la porta, lo sappiamo tutti come si fa una cosa del genere. Ma riuscire a trovare quell'immagine è straordinario. La verità è che, come tutte le cose semplici, presuppone una grande complicazione che c'è dietro. La grandezza dei Chachamim, dei grandi Chachamim, sia ben chiaro, è di riuscire a semplificare cose complicate. C'è una cosa molto bella che dice il Chafetz Chaim a proposito del Mashal. Il Mashal è questo, è usare un'immagine per spiegare un concetto. Il Chafetz Chaim dice che la parola Mashal, vuol dire parabola più o meno, la parola Mashal viene dallo stesso verbo da cui deriva l'imshol, che vuol dire dominare, governare. La stessa radice da cui deriva Memshalah in ebraico, che vuol dire governo. Perché cosa c'entra il governo, il governare con il fatto di tirare fuori un'immagine che mi spieghi un concetto? Dice perché, Hesren dice, perché per riuscire a tirare fuori quell'immagine tu devi dominare il concetto. Perché soltanto se hai il dominio del concetto tu riesci a tirarlo fuori attraverso un'immagine. Se non hai il dominio hai bisogno di 500 parole per riuscire a spiegare il concetto. Quando tu domini quel concetto riesci a sintetizzarlo. Per questo Mashal ha la stessa radice di Mshol, cioè di governare, di dominare. Vuol dire che è il dominio delle cose, se no il Mashal non ti riesce. Ogni tanto ci si prova a fare dei Mashalim, però molto spesso i Mashalim non funzionano. Perché? Perché evidentemente chi fa il Mashal non ha il dominio totale del concetto e quindi non riesce a provare il Mashal. Bene, è l'idea che è alla base di questo Midrash. L'idea che è alla base di questo Midrash è che, sì, che bisogna aprire la porta. L'idea che è alla base di questo Midrash, di questi Midrashim, è che per riuscire a far entrare Dio bisogna aprire la porta. L'apertura della porta è lo studio della Torah. Attenzione, tutta la vita ebraica è un'apertura di porta, però niente come lo studio della Torah è un'apertura di porta. Questa è l'idea fondamentale della tradizione ebraica. Niente come lo studio della Torah è creare un rapporto con Dio. Niente. Anche le mitzvot più importanti, tutte le mitzvot sono importanti, tutte le mitzvot ce ne sono alcune ancora tali, però i Chachamim dicono talmud, lo studio della Torah è in rapporto con tutto. Alla meglio su tutte, in qualche modo, una cosa che si ripete ogni giorno nella tefillah. Talmud Torah che Neged Kulam. Perché Talmud Torah che Neged Kulam? Perché lo studio della Torah è il creare il rapporto con Dio più forte, più potente, più importante. E questo è quello che dice Menachem Ben Mikotsk, questo è quello che dice Rabbi Halaftah quando parla
delle persone che studiano la Torah e la Shekhinah è in mezzo a loro. Ok, aggiungo un paio di cose. Allora, c'è questa cosa dei numeri che ho tentato di spiegare da un punto di vista tecnico, però qual è l'idea che c'è dietro? Qual è l'idea che c'è dietro nella faccenda del 10, 5, 3, 2, 1? L'idea che c'è dietro è che questo rapporto con Dio, questo dipende anche dal numero di persone. C'è un verso che dice Berov Ama Brat Melech, quando più con la moltitudine di persone c'è la gloria del re. Le persone sono importanti, il numero di persone sono importanti. In realtà questa Mishnah dice che anche una sola persona che studia Torah viene visitata da Dio. Però non è uguale, non è la stessa cosa, sono due cose diverse. Faccio un paio di esempi che fa uno dei grandi commentatori del Pirkei Avot, che abbiamo citato altre volte, che è il Hasid Yabetz. Yabetz dice, lo paragona a un re che va a fare visita nelle sue città, nelle città del suo regno. E dice, va in una cittadina, una piccola cittadina, in un villaggio. Che cosa farà il re? Beh, visiterà il villaggio, farà un discorsino e poi se ne va. Questo è paragonabile, dice il Hasid Yabetz, a Dio che va da una persona che studia Torah. È una persona, li fa far visita, li va a far visita, però ci rimane, lo saluta, lo benedice, gli dà una berachà. Quello che fa il re quando va a visitare un piccolo villaggio. Più aumentano le persone, più la presenza divina aumenta, più la presenza del re aumenta, e quindi più la presenza divina aumenta. Se ce ne sono tre, si fermerà. Magari ascolterà quello che hanno da dire. Se ce ne sono cinque, si fermerà un po' di più. Se ce ne sono dieci, a quel punto metterà lì la sua residenza, nella città più grande metterà la sua residenza. Quindi il numero conta, questa è l'idea della tradizione ebraica, il numero conta, però è anche importante ogni singola persona che studia Torah. E su questo volevo concludere. C'è un'interpretazione che dà Rabbeinu Gereshom, Meora Golab, Gereshom è un personaggio molto importante, è il personaggio a causa del quale non possiamo più sposarci con più mogli. Okay. Beh, insomma, la regola è quello che vietò circa un migliaio di anni fa la poligamia. Meno male per tutti. Ok, vabbè. Vietò la poligamia, è famoso soprattutto per questo, ma adesso in realtà non è che si è occupato solo di questo, è famoso per questa cosa qui, ma non è che si è occupato di questo. Stabilì anche alcune altre cose molto importanti, per esempio una cosa poco conosciuta stabilita da Rabbeinu Gereshom Meora, che non si può dare un divorzio senza il consenso della moglie. Questa è una cosa pochissimo conosciuta, si continua a dire che non è vero, invece è così. Un tribunale rabbino non può dare un divorzio senza il consenso della moglie, meno in casi eccezionali, ma deve essere proprio una cosa assolutamente fuori dal mondo. Anche questo lo stabilirà Rabbeinu Gereshom. Okay. È una delle tante cose che stabilisce, è stato un personaggio centrale, fondamentale. Pensate che la storia del decreto sulla poligamia, ma anche questo, l'ha stabilito da solo ed è stato accettato in tutto il mondo ebraico. Pensate all'influenza enorme che ha avuto questo personaggio. Commenta un passo. Non dai Temaniti, però? Non dai Temaniti, ma perché a loro non era arrivato, secondo me. Appunto. Non gli era arrivato. Commenta un passo del Talmud.
C'è un passo del Talmud che dice questo, che si, in cui si parla di un... che, del, di un giorno dell'anno. E si dice che quel giorno dell'anno è stato un giorno straordinariamente felice. Ci sono varie spiegazioni del perché è stato un giorno felice. Questo giorno dell'anno in Israele è famoso come la festa degli innamorati, è Tu Be'av, è il 15 del mese di Av. Quindi c'è il mese di Av in Israele si usa a sposarsi, insomma, una specie di festa degli innamorati ebraica. E ha una motivazione per cui la festa degli innamorati. C'è una motivazione nel quel passo della Gemara, però non ne parliamo di questo. Però c'è un'altra spiegazione, la Gemara dà varie spiegazioni. Una spiegazione sul perché Tu Be'av era un giorno così felice è questa. Perché in quel giorno si smetteva di portare la legna per il Beit HaMikdash. Non sembra una cosa così epocale, insomma. Allora, cosa succedeva? C'erano delle persone che erano addette a occuparsi di tagliare la legna per portarla. Questa era la loro occupazione giornaliera. La loro occupazione giornaliera, pensate alla quantità enorme di legna che era necessaria per il Beit HaMikdash. La loro occupazione giornaliera era portare la legna per il Beit HaMikdash. A Tu Be'av erano liberi, potevano non portare la legna. Ok, vabbè, beati loro, a quel momento potevano fare festa. Ma questo addirittura farla diventare una festa per tutto il popolo ebraico? Giorno felice per tutto il popolo ebraico? Come mai? Ebbene, Gershon da questa spiegazione. Perché si sono aggiunte persone che potevano studiare Torah. Queste persone erano impegnate a tagliare la legna e non potevano studiare Torah. In quel giorno si aggiungono persone che possono studiare Torah. E questo è un giorno di grande gioia, di grande felicità. Il fatto che ci siano persone, che altre persone che possono studiare Torah, questo è un giorno di somma felicità per il popolo ebraico. Questo è quello che dice, questo è il commento di Rabbeinu Gershom, ma credo che sia in qualche modo un buon commento alla Mishnah che abbiamo studiato. E chi portava la legna? Quel giorno si era liberi, ce n'era abbastanza. Quindi era un solo giorno, il giorno dopo riprendevano. Ma che si deduce che Minyan ci vogliono almeno 10 persone, non è anche da l'episodio di Sodoma e Gomorra? Anche Shabbat non portavano legna. No, anche Shabbat lo portavano. La portavano a Shabbat. Sì. Lavoravano di Shabbat. Questo è un altro argomento, riguardo il Beit HaMikdash, accendeva anche il fuoco. Beit HaMikdash si poteva. Nel Beit HaMikdash si poteva. Okay. Posso sapere dove stava e quando, forse hai accennato Rabbi Gershon? Gershon è tedesco, germanico. Siamo nel X secolo. Grazie. Dicevo, non si prende anche da Sodoma e Gomorra che Minyan sono 10 persone. Sì, allora, da lì non si deduce. Perché non si deduce? Perché lì non si parla di una comunità, non si usa la parola Eda, non si usa la parola comunità. E poi, secondo l'interpretazione di Rashi, in realtà lì Avram non chiede 10 persone, ma gliene bastano 9, perché lui mette 10 persone insieme a Dio. Dio viene associato al Minyan in quel caso lì. Ok, grazie. Giusto, grazie. Ci sono altre domande? Vaccino sì, vaccino no. No, va bene, almeno oggi non parliamo più di COVID. Io sono per il vaccino. Vaccino sì, assolutamente. Aspetto impazientemente. Anch'io volevo chiedere questa cosa, perché ogni tanto qualcuno mi chiede di mandare in onda anche i video dei medici che sono contrari al vaccino. Io vorrei capire, dal punto di vista rabbinico, c'è stata una presa di posizione verso il vaccino? Assolutamente sì.
c'è stata una predisposizione molto importante sul vaccino, è stata predisposizione da parte di uno dei più grandi poschim ashkenaziti, forse il più grande, che si chiama Asher Weiss. C'è stata una presa di posizione della Rabbanut Rashid di Israele, del Rabbinato Centrale di Israele, tra i primi a farsi il vaccino. C'è stato uno dei grandi della generazione, che è Rav Kanievski, che a sua volta ha fatto il vaccino. Dopodiché c'è stata una presa di posizione di uno dei grandi esperti di medicina del mondo Haredi, che è Rav Firer, che ha scritto una cosa molto netta e assolutamente inequivocabile a favore dei vaccini. Perfetto. Ottimo. Se qualcuno aveva dei dubbi, credo che adesso ci sono passati. No, di non vuol dire che non ci siano quelli contrari, ce ne sono anche all'interno del mondo religioso, ci sono, ma le preposizioni sono iperautorevoli. Certo, certo. E comunque abbiamo il dovere di cercare di proteggerci con quello che la scienza sì, vabbè, quelli che sostengono di no sostengono che non ci protegge, questo ovviamente quelli che sostengono di non farlo non è che sostengono il contrario, ci sono tutte le teorie novax, però ripeto le posizioni di rabbanim importantissimi sono state nette e inequivocabili. Va bene, okay. Grazie. Ci vediamo martedì prossimo allora. Buona serata a tutti. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.